Salve, in questo video vi illustriamo il funzionamento dello scacciauccelli, il dissuasore acustico contro i nocivi tra i più venduti. Ve lo forniamo all'interno della sua pratica custodia, dove troverete il suo telecomando con il quale comunica ed il cavetto per l'alimentazione esterna. La tromba viene fornita con la sua schedina SD card con 15 canti precaricati a bordo, quindi è pronta per il funzionamento. Per suonare, la tromba necessita di una batteria esterna a 12 volts o di un qualunque alimentatore che trasformi la corrente di casa da 220 a 12. Andiamo ad inserire lo spinotto d'ingresso per l'alimentazione e spingiamo il selettore nella posizione di on. In questo caso la tromba comincerà a suonare. Premendo un tasto qualsiasi del telecomando, verrà visualizzata la pista che sta suonando. Abbassiamo. Con la tastiera numerica andiamo a selezionare le varie piste presenti all'interno della scheda già precaricata, dove troverete aquile, cornacchie, falchi, storni, spari, tutti suoni atti ad allontanare i nocivi. Cosa molto importante da ricordare: nella traccia numero 13, 14 e 15 i suoni sono riprodotti casualmente tra di loro con intervalli irregolari in modo tale da non far abituare l'animale al canto. Ripremiamo un tasto ed accendiamo il telecomando. Nel tasto mix andiamo a mescolare due canti a scelta tra i 15, quindi premiamo in questo caso 02, premiamo nuovamente il tasto mix affinché si presenti il puntino tra i due numeri e selezioniamo la seconda pista. In questo caso sta cantando la 02 e la 03. Per tornare ad un canto solo, premiamo nuovamente il tasto mix. Con i tasti TD e TW impostiamo il timer sulla tromba affinché lo scacciaoccelli inizi a funzionare ad un'ora da voi scelta e per un numero di ore da voi desiderato. Quindi premendo il tasto TD, 1 piuttosto che 2, 3 o 4, l'apparecchio si accenderà con queste ore di ritardo. Con il tasto accanto, il TW, andremo a selezionare quante ore vogliamo che l'apparecchio suoni. 6. Quindi in questo caso l'apparecchio si accenderà tra 4 ore e suonerà per 6. Lasciandolo attaccato, lui in automatico il giorno dopo ripartirà alla solita ora con le impostazioni che avevamo già definito. Con il tasto off in fondo mettiamo in pausa l'apparecchio mentre sta suonando. Con il tasto on riprende a suonare e con il tasto out di sicurezza lo spingiamo in maniera definitiva, in modo tale che il telecomando non comunica più con la tromba. In questo caso dovremo andare ad agire nuovamente sull'interruttore generale, spengere la tromba e riaccenderla. Selezioniamo nuovamente un'altra pista e rimettiamo l'apparecchio in pausa. Vi ricordiamo inoltre che possiamo aggiungere un altro altoparlante esterno. Sulla presa, quella più esterna, funzionerà la tromba che agganciamo escludendo quella interna. Agganciando invece la tromba nel jack interno, suonerà sia la tromba agganciata che quella sua personale. Questo è il funzionamento base dello scacciaoccelli. Grazie a tutti.